Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale 61esima missione di GTA 5, la ballata di Rocco. Ovviamente like al video, iscrizione al canale prima di tutto. Siamo verso la fine, la scorsa era stata la Malaterra e questa volta abbiamo due missioni, dovrebbero essere così, per Solomon Richards, che riguardano, credo, roba del cinema, cose varie. Rocco Pelosi, personaggio celeberrimo di questa serie, che già abbiamo avuto modo di apprezzarlo, se così si può dire, a GTA 4. Metto le cuffie, andiamo a Los Santos. Mi raccomando, tutto quello che vi ho detto su like, iscrizione, commento e vario è sempre valido. E andiamo ragazzi. Ok, mi trovo qua con Franklin sulla coda della missione scorsa e switchiamo a Michael, anche perché la missione è per lui, quindi sarebbe inutile continuare a usare Franklin. Michael, dove sei? Ah beh, sta tornando dalla segheria. Ci sta. Devo andare qui. Un bel po' di strada. Oh, passo prima io. You made it. Good. I saved you again, Davey. Again. So what are you gonna do for me about Haynes, the rest of the FIB, the IAA, and everyone else, huh? History's written by the living, okay? We can pin most of it on Agent Sanchez. I get that story right and the agency and bureau will back off. The problem we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Try Meriwether, Chinese gangsters, general insanity, and so on. I can spin Steve that you're controlling, but not Trevor. Steve. He's our wounded hero right now. I gotta cozy up to him, calm him down. Just get me out. Interessante. Siete coglioni. Odio fare le missioni di notte, ma col cazzo che adesso pingo, vado là, salvo. Siamo già arrivati, guarda. Grazie, prima che sfondi tutto. E Solomon Richards, sia dove si trova il signore? Qua. Fucking old jackass on me, please! Big man! Eccolo Rocco Pelosi. We had a deal! Anche perché papà di Gracie Anzelotti è morto, quindi c'è rimasto solo lui. Hey, you're a couple real badasses! Put a beat down on an old man! We don't take that! We have a deal with them! Just about. Please, get those millennial ass wipes! You fuck what? Cioè, proprio c'è un'eguaglianza tra le macchine, ragazzi. Cioè, mi ha dato una merda in confronto a quello che c'hanno loro. Uccidi Rocco, ok. Vediamo se ci posso riuscire con la granata adesiva. Potrebbe essere una cosa super fattibile, però già non c'ho l'abilità alla guida, quella di Franklin. E poi raga, questo si è lento. Eccolo. Vabbè, sto qua, continua ad andare. Chiappalo. Forse no. Beh, con lo storitore ci faccio poco. Forse la pistola da combattimento. Via. Ops, che c'è adesso? Che esplodi così. Che bello! How you like me now? C'è provato, eh? I'm only a paraplegic. E niente ragazzi, un personaggio che nell'espansione di GTA 4 The Ballad of Gay Tony c'è stato al culo tutta la storia. E anche qui non ci ha dato vita facile. Se ne va così, con una bomba adesiva lanciata da Michael sulla sua macchina, fantastico. Ricordo la penultima missione di GTA 4, proprio, ovviamente l'espansione, inutile citarlo, dove ci ha creato abbastanza disordini nel club di Tony. Se ne va così. Sì, raggiungo, sì. No, ho visto la multiscelta, comunque sì, ovvio che lo raggiungo.
chissà perché qualcosa mi dice che ho fatto 50%, però se n'è andato in maniera abbastanza egregia, forse è stato un pochino più sveglio, magari l'avrei fatto fuori prima, ma va bene così, ci siamo. Anzi, possono tirare giù questi paletti, ma gli arbusti no, ok. Come in! Come in! Thank you, thank you, thank you. Turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at that. Oh. Oh. Fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. Minchia che depressione, però. Welcome to show business. Di robe nella vita ne ha fatte. Più negative che positive, però le ha fatte. All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Che vuole quello? A vedere. Tac. Sapevo. Va bene. Chi se ne frega. Non passare davanti. Come on. Ovviamente passa proprio appiccicato alla macchina, no? Beh, 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 beh. Ok, ragazzi. Io vado a salvare. Dare tutto, missione veramente corta questa. Mamma mia. Grazie di tutto, like al video, iscrizione al canale, ci vediamo alla prossima, la numero 62 dovrebbe essere rogne legali. Dare tutto. Bacione. Alla prossima.